Fermi, 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 buoni, buoni, zitti tutti, mettiamoci comodi che non potete capire cosa è successo, raga. Allora, in questo momento sono le 002:41. Io sono appena tornato a casa dopo un'altra grandissima giornata di... A proposito, qui sopra nelle schede vi lascio un video che feci un paio d'anni fa dal titolo Una giornata di merda in cui raccontavo molto simpaticamente qualche episodio, come farò oggi, cioè in particolare una giornata, un pomeriggio favoloso, in cui poi ebbi anche un bellissimo rapporto con i mezzi di Roma, ma è di quelli, signori, che vi voglio parlare in questo video. Non solo, andiamo, cioè, con calma, però soprattutto di quelli perché mi è successa una cosa, voi pazientate perché ci arriviamo. Allora, la giornata in questione che vi andrò a raccontare è quella di ieri, per quelli che vedranno insomma questo video, giovedì 11 gennaio. Come ogni giovedì io teoricamente dovevo andare in radio, web radio, Roma Crew, no? Conoscete? No? Vabbè, qua sopra video in questione, così spammiamo anche. Sarei dovuto andare in radio, così ho fatto perché sono una brava persona, ma cos'è successo? Cioè, perché non è semplice come sembra. Teoricamente io vivo e anche praticamente a Roma Nord, ma estrema Roma Nord, praticamente sto a Formello, sì, vicino ai nostri simpatici cugini. La web radio è semplicemente dalla parte opposta, zona Eur Montagnola, per chi fosse di Roma, in culo ai lupi. Ecco, con i mezzi è praticamente irraggiungibile questa zona, a meno che non parto il giorno prima. E non è manco detto che arrivo. Quindi solitamente mi faccio accompagnare dai miei, accompagnare e venire a riprendere. O magari tramite Sequel. Cosa è successo? Che oggi mia madre e mio padre, giustamente, perché tanto finisce sempre così, non potevano, nessuno dei due, cioè al ritorno, all'andata va accompagnato mia madre. Quindi, visto che più o meno ogni volta che siamo in puntata, prima di andare via, Simone Sequel mi guarda e mi fa: Afe, ma che ti serve in passaggio? E io gli dico prontamente: no, tranquillo. Ho dato per scontato che potesse darmelo e quindi oggi per curiosità gli ho mandato un messaggio dicendo: Simo, comunque stasera ti scrocco un passaggio, va bene? E lui: no, perché oggi non sto in trasmissione. E già qui voi capite che una persona che il 110% delle volte è in trasmissione e ti offre passaggi gratis, senza minacciarti di stupro o cose del genere, e l'unica volta glielo chiedi te, non può. Quindi cosa ho fatto? Mi sono messo l'anima in pace, mi sono fatto accompagnare da mia madre, presto, tra l'altro, tutto di fretta, perché la mia vita ormai, raga, è di fretta, è tutto di fretta, non so la vostra, ma io sono un ritardatario, ritardatario, no, ritardato, perché qualcuno penserà, ma in realtà vi posso assicurare che non è così. Quindi niente, sono tornato da casa da scuola, ho mangiato rapidamente, mi sono fatto la doccia ed ero in ritardo. Sono salito in macchina, sono arrivato lì a Un'Idea, che tra l'altro farà l'inaugurazione il 19 gennaio, venite numerosi, tutto in descrizione. Quindi entro tutto contento e vi dicevo, mi sono preparato psicologicamente al fatto di dover tornare con i mezzi, ma non di tornare a casa, se no por Dick che ero arrivato, di raggiungere la parte centrale di Roma, più precisamente Ottaviano, perché mio padre questa sera aveva le prove generali di uno spettacolo che farà questo weekend e quindi dovevo andare da lui perché poi lui mi avrebbe accompagnato a casa. E quindi tutto molto bello, uno si fa i propri calcoli, dice: vabbè, dai, prendo l'autobus. Ecco, per chi non fosse di Roma, regà, vi posso assicurare che prendo l'autobus non esiste. Può essere che forse tra oggi e un giorno lontano possa salire sull'autobus, non è detto. Non è... Perché pure quando arriva tu lo devi guardare bene, non è detto che si ferma. E se si ferma può essere che è rotto e non riparte più. Quindi stiamo molto attenti ai mezzi di Roma, da non sottovalutare questa cosa. Finisce la trasmissione, io alle 8 esco, da Un'Idea e qui arriva il bello. Qui arriva il bello perché io intanto ci ho messo un'ora e un quarto, perché forse sì, sono anche un po' ritardato, oltre che ritardatario, a capire le indicazioni del maestro Itonio, che mi ha detto: allora tu devi uscire, devi andare a destra. Ecco, già sono uscito e stavo andando a sinistra, quindi sta cosa non torna. Fatto sta che riesco ad arrivare finalmente alla fermata, ma erroneamente ho pensato che fosse la fermata sbagliata. Cioè, io dovevo prendere un numero di autobus, ma pensavo che la direzione dell'autobus che stavo per prendere fosse l'opposta. Quindi, mentre cercavo di attraversare la strada e non trovavo la fermata, l'autobus che dovevo prendere è arrivato, molto semplicemente mi è passato così. Io inizialmente non me la sono presa neanche più di tanto, perché ho detto: vabbè, tanto era quello sbagliato, devo prendere l'altra direzione. Dopo una mezz'oretta più o meno che mi sono fatto tutta torma arancia, penso, cioè ormai mi conoscono, mi chiamano Bella Fece, chi mi chiama Orange, dato che stavo con la felpa, insomma, cose brutte. Fatto sta che anche per il fatto, e molto semplicemente, questo aggeggio maledetto, quando mi serve non funziona. Cioè, stasera mi serviva Google, ma senza giga, sto senza giga. Grazie Vodafone, pubblicità alla Vodafone, comprate anche voi offerte alla Vodafone. Tacci vostra. Torno finalmente a quella fermata lì e dopo esattamente 45 minuti d'orologio
passa l'autobus. Io gli faccio un segno che era più "sì, non te fermi, te vengo a cercare". Lui si ferma molto simpaticamente, io salgo, mi siedo con le cuffiette, mi scatto una foto da mettere sulla storia e la mia, cioè il mio stato d'animo, no? Dopo 45 minuti e passa d'attesa, ma soprattutto la mia condizione fisica era più o meno questa. Allegria, come un Ma visto che io tendenzialmente non ci riesco mai, ma provo ad essere una persona comunque attenta a tutti quelli che possono essere i dettagli, prima di salire sull'autobus ho visto tutte le fermate che faceva e c'era scritto Marconi, che non so io ma è una fermata, sempre per chi non fosse di Roma, c'è una metro a Marconi, e Laurentina, altra metro a Roma Sud. E quindi molto tranquillamente ho detto vabbè dai, una delle due metro le farà. No, tant'è vero che dopo un botto di tempo che stavo sull'autobus, passiamo a Laurentina, io leggo le fermate sopra, fa Laurentina, sbarra il nome della fermata. Laurentina sbarra il nome della fermata, ho detto vabbè, adesso scriverà metro Laurentina. No, non l'ha scritto, è andato oltre, perché dopo un po' ho rialzato gli occhi, c'era scritto Marconi, ecco, mi sono perso qualcosa. Fatto sta che arriviamo a un capolinea, all'Università Roma 3 praticamente, io poi purtroppo quella zona non l'avevo mai frequentata, cioè con l'autobus non avevo mai fatto quel percorso, perché altrimenti l'avrei gestita diversamente. Fatto sta che vedo che questo autobus gira, ho detto vabbè, non si ferma. E infatti inizialmente non si stava fermando, poi invece si è fermato il bastardo, cioè mi ha fatto pure una finta. Si ferma, vedo l'autista che si gira con enfasi non indifferente, mi guarda e mi fa: te ne devi annà. Fatto sta che io avevo le cuffiette, non l'ho sentito, mi tolgo le cuffiette e faccio: che devo scendere? Con molta enfasi. E lui mi guarda e mi fa: eh sì. Io mi avvicino e faccio: scusi, comunque un'informazione, la metro più vicina quale sarebbe? E lui mi guarda, riflette e poi non mi ricordo che il nome della metro, sinceramente ragazzi, in quel momento non ci stavo con la testa. E voi direte: allora sei te il problema, cioè già te stai a perdere, te dice la metro e manco ti ricordi. Avete ragione. Fatto sta che lui insomma mi ha detto una serie di cose, mi ha spiegato come arrivarci, ma praticamente mi stava pregando di scendere dall'autobus, quindi la mia attenzione era più incentrata sul "non te faccio perdere tempo, tranquillo, me la cavo io". Scendo dall'autobus e succede l'impensabile. Io stavo, ero rassegnato, ho detto vabbè, adesso cerco quest'altro autobus da prendere per arrivare a questa metro. Mi giro, vedo lui che mi fa cenno con la mano di avvicinarmi, ma avvicino mi fa: tra quanto la devi prendere la metropolitana? Che domanda è? Fatto sta che io ho risposto dicendo va, il prima possibile in realtà. Ed è così che lui mi guarda e con fare amorevole mi fa: sali che ti ci porto io. Ragazzi, io non so se voi avete presente, alcuni di voi sicuramente no perché neanche sono di Roma, ma a Roma sta cosa non succede, e se succede c'è qualche problema. Infatti non era romano, era napoletano. Dovete sapere che fosse stato romano non mi avrebbe mai detto sali, cioè fosse stato romano mi guardava e mi faceva: oh, si non scendi te vengo a cercare, oppure, dato che stavamo comunque in zona eurmagliana, se non usciva, usciva il libanese, mi faceva: scendi da st'autobus o te faccio uscire coi piedi davanti. È successa una cosa che mi ha fatto rivalutare i mezzi di Roma, penso. Cioè io ho sempre odiato qualsiasi mezzo, veramente ragazzi, a parte gli scherzi, mi avrebbe detto l'opposto. Invece questo santo uomo di Napoli, io, se stai guardando questo video, cosa improbabilissima, te mando un bacione, perché senza di te a casa non ci tornavo stasera. Fatto sta che lui mi porta a Marconi, tra l'altro, alla metro Marconi. Ciao, buona serata, grazie mille per il passaggio, scusate il disturbo. Scendo, salgo in metro, arrivo da mio padre con tipo un'ora di ritardo rispetto all'appuntamento, che è anche buona perché gli orari di Roma, ve l'ho detto, sono un po' particolari. Nel frattempo però, perché voi direte vabbè, comunque hai affrontato questa avventura, ti sei concentrato su questa. No, io che sono l'ultima persona al mondo che si può definire multitasking, sono stato costretto ad essere multitasking, perché mentre cercavo disperatamente di trovare la strada, la via del Signore, miei amici e parenti continuavano a scrivermi: Afe, c'è sta uno che vuole il numero tuo, Afe, c'è sta sto fan tuo che mi scrive che vuole il numero. Tant'è vero che io dovevo combattere pure questa cosa, perché a volte capita ragazzi, apriamo e chiudiamo un discorso rapidissimo che ho fatto ieri sera nelle storie di Instagram. A volte capita che, dato che la gente mi scrive e io con tutta modestia di questo mondo ricevo tanti messaggi, troppi per rispondere a tutti, quando riesco mi fa piacere e rispondo davvero a tutti, cioè è proprio, mi dà fastidio non riuscirci. La cosa che non capisco è che poi, e che comunque non accetto, è che per contattare me si vada a rompere le palle, proprio, passatemi il termine, che poi è questa la realtà dei fatti, a miei amici o a miei parenti. C'è stata una mia amica che è stata, se vogliamo, proprio stalkerata ieri sera. Non dovete contattare persone a me vicine, perché
A me può anche non dar fastidio, cioè nel senso, anzi a me, tra virgolette, mi fa comodo quando sto con mio cugino e non rispondo a un messaggio, scrivete a lui e lui mi dice, Fe, questo ti sta a scrivere, guarda il messaggio e gli rispondo. Però un conto è mio cugino quando siamo insieme, un conto sono persone che possono anche reagire male, giustamente, anche perché il numero, con tutto il bene che vi voglio, non ve lo do, tranne quando la scelta è la mia, perché comincio ad avere un rapporto di confidenza con voi, come è successo anche in passato, come può succedere e come potrà succedere. Detto ciò, ragazzi, io sono sopravvissuto, sono riuscito ad arrivare da mio padre, abbiamo mangiato un qualcosa come tutto il pub, fatto sta che l'ho mandato in crisi economica. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto compagnia. Vi dico soltanto che se volete altri video, insomma, così, spesso, spero che batta a cadere, raga, perché vorrebbe dire che faccio altre giornate come questa o come quella di 2 anni fa e quindi evitiamo. Però comunque in generale, a parte gli scherzi, se volete altri video così mi fa piacere. L'appuntamento è a domani alle 14:30 con un video assieme a Sequolf in cui parliamo del mercato, in particolare della Roma. Un bacione, raga, noi ci becchiamo con i prossimi video e niente, vabbè, è autismo questo. Io l'ho sempre detto che è autismo. Ciao!